stiamo raccogliendo i dati dei nostri associati, ma un trend ci sembra chiaro. Noi abbiamo trend di prenotazione analoghi e in alcuni casi superiori rispetto a quelli dell'anno scorso. Ci sembra un'ottima notizia. Nel momento in cui abbiamo dei dati statisticamente rilevanti, ovviamente li farò avere, ma è chiaro che il rischio di un effetto sisma sulla stagione estiva 2017 per le Marche non c'è, o comunque non c'è per i campeggi e i villaggi turistici. Il sisma non spaventa le persone che vogliono venire nelle Marche? Evidentemente no. Insomma, si prospetta un'estate anche migliore delle altre, con il sisma a fare da attrattore più che da freno alla stagione turistica, a sentire l'Associazione dei Campeggiatori. Non dati ufficiali, ma indicazioni sul campo. La prospettiva rosea arriva nel giorno in cui parte lo spostamento, causa arrivo dei vacanzieri, dei primi terremotati presenti nelle strutture della costa. Si parte da Numana per poi arrivare fino al litorale piceno. Abbiamo esteso in gran parte la disponibilità fino al 31-12, ma nelle strutture in cui c'è sostanzialmente un 100% di occupazione da parte delle vittime del sisma, dobbiamo comunque garantire anche un accesso ai turisti tradizionali. Siccome non vorremmo poi nessuno, credo, fare il funerale alle strutture ricettive a settembre e quindi dichiarare un fallimento della stagione estiva, crediamo che queste efficienze vadano in qualche modo contemperate. Poi l'appello ai sindaci chiamati a decidere in caso di rifiuto a spostarsi, quale sarà il criterio con cui organizzare gli spostamenti. Cioè lei fa un appello ai sindaci in qualche modo a decidere? Sì, i sindaci è importante che dicano con quale priorità appunto individuare i rilocamenti.